Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. Oggi vorrei rivolgermi a lei, ministra Azzolina. Ma mi dica un po', se lei avesse pieni poteri, lo so, nessuno ha pieni poteri in una repubblica, lo capisco, ma immaginiamo, se lei avesse pieni poteri, renderebbe obbligatorio l'insegnamento del diritto, perlomeno in tutti gli istituti secondari superiori dal primo al quinto anno? Io sì. E se fossi professore di diritto, di certo mi ritaglierei uno spazio per leggere con i miei alunni di quarto, di quinta, per legge superiore di Giorgio Fontana. Leggerlo in classe, assieme, commentandolo. Perché? Perché il protagonista è Roberto Doni, un sostituto procuratore della Repubblica a Milano, sessantenne, fine carriera, attende l'ultima promozione da procuratore in una tranquilla cittadina della provincia lombarda, una moglie, una figlia che studia fisica negli Stati Uniti, insomma, una famiglia borghese. Le certezze del nostro procuratore si sgretolano non appena incontra per caso una giovanissima giornalista che gli insinua un dubbio. Il giovane immigrato imputato in un suo processo d'appello, imputato per rapina e lesioni gravi, già condannato in primo grado, è innocente. E ora mi tolga lei una curiosità, chiede la giovane giornalista all'anziano procuratore. Quando non si ha l'assoluta certezza che un uomo sia colpevole, come si fa a punirlo lo stesso? L'assoluta certezza è affare di Dio, se ci crede. Noi però siamo uomini e lavoriamo come uomini. Credo che lei abbia un'idea un po' distorta di come funziona la giustizia. Doni agitò la bustina dello zucchero e la aprì. Un processo non serve per punire i colpevoli, serve innanzitutto per determinare chi sono. E ci sono tre gradi di giudizio proprio perché il percorso è complesso e delicato e siamo tutti esseri fallibili. Mi creda, nessuno dentro il palazzo vuole che Khaled Ghezzal, se innocente, venga comunque condannato. Questo glielo garantisco. Ho fatto appello solo per motivi tecnici e l'idea di trovare un capro espiatorio per quella poveretta finita in sedia a rotelle, beh, è una cosa che agita l'opinione pubblica, non certo un magistrato. Lei sembrò riflettere un istante, poi disse: Ho capito, ma qual è il discrimine fra il suo lavoro e la sua coscienza? La mia coscienza? Che c'entra la mia coscienza? Le ho spiegato che noi ci basiamo solo sui fatti. Ecco, nasce poi un confronto serrato fra la giovane, giovanissima giornalista e il procuratore a fine carriera. Un confronto serrato su temi importanti, la giustizia e la legge, sono poi due concetti così simili, così contigui, o possono essere due cose completamente diverse? La nostra coscienza, la nostra etica gioca un ruolo nella formulazione di un verdetto, di una sentenza, oppure no? Ecco, tanti spunti di riflessione per i professori di diritto, non solo, da sfruttare. E con le loro classi, con i loro alunni. Benissimo, allora alla prossima e mi raccomando, venite a trovarci sul nostro sito web e sui nostri canali social.